Cagliari, l'anima della piazza, il giullare con le rime sempre accese, Gianluca Foresti. Ah! Applaudite, applaudite senza tema e senza indugio, anche voi che al sole non avete avuto un rifugio, che questi invece sono stati infortunati e quindi i rappresentanti siano acclamati, a voi che state sulle gradinate e a voi che state sulle piazze, eppure a queste due splendide ragazze alle quali poi gli do le mazze, nel senso questo messere che mi passa proprio davanti, ma dico, non ci sono santi, lei adesso mi fa soffrire mille schianti, mi perdoni caro messere, ma lei mi ha dato un dispiacere, quindi adesso, visto che è lungagnone e molto alto, se vuole togliersi dai marroni e mettersi sullo spalto. Son giullare, son cortese, con le rime sempre accese, grazie. Però mi allontano, capitano del grifo, anche perché il giullare sa, e lo dice ai giovani e ai vecchi, che per la paura è meglio turarsi gli orecchi. Quindi io, or che ho fatto sentire questa mia buona arte, volentieri mi faccio un po' in disparte, lascio a lei senz'altro tutta quanta la scena e spero che la gente poi ci aspetti ancora prima di cena, perché ci sarà una cosa importante in fede mia, aspettate, perché dopo c'è la falconeria. Cosa posso dire di Gianluca, oltre che essere un grande amico? Posso dire che di medioevale è la statura, la favella più veloce del medioevo, sembra fuggito dalla perfida Biancaneve e con le sue rime incanta e fa sognare tutto il pubblico delle piazze medievali italiane. So do you speak Italian? No? Where are you from? Australia. Australia? Sì. Yes, welcome here. So why, if you don't speak Italian, why you came? Because the sun is rich like a flame. And now we cannot translate everything you say. Why you don't go away? They want to listen to you. But I will speak since dinner. So I'll be just a singer. Entusiasmante, dolcemente irriverente, è assolutamente necessario per il Palio dello Daino. Con i segnali di fuoco di successivo di giorno, o di fuoco di notte, si riusciva a comunicare chi erano, quanti erano, cosa portavano. Mi stupisce che un professionista come Gianluca, che riesce a tenere in pugno una piazza intera con 1200 persone, si sia con grandissima naturalezza concesso, mi abbia concesso la sua amicizia, mi abbia a volte fatto da spalla e mi abbia consentito di fargli da spalla. È il comportamento di una persona che è assolutamente grande nonostante la statura, e ci prendiamo in giro ormai da 2 anni sui nostri rispettivi difetti. Questa è la grandezza del giullare. Madonne e messeri, benvenuti alla 15.024esima puntata dell'arte della falconeria. Il falconiere è un essere alquanto peculiare, pensate, si accoppia sempre e soltanto fra maschi. Il falconiere non si separa mai dal suo uccello, a volte lo tiene sulle spalle quando ha un desiderio enorme, altre volte lo tiene in pugno, è per questo che il falconiere non ci viene bene. Ah, Messer Barone è ritornato! Ma Gianluca è una persona con un carisma gigantesco, prima di tutto lo apprezzo per il carisma, per questa sua forza di andare in una piazza con 2.000 o 3.000 persone e saper comandare la piazza, questo è Gianluca Foresti. Poi la sua abilità delle rime, io lo presento sempre come il più grande giullare della parola che esista in Italia, ma per me lui è uno che con il pubblico lo mette in panico, il pubblico lo fa sorridere, lo fa preoccupare, lui fa col pubblico quello che vuole. Questo è per me Gianluca Foresti. Adesso francamente seguo altri riti, ma Barbareschi mi chiede di presentare Livia Zariti. Ora tanti personaggi qui sono saliti, hanno parlato veloci e molto spediti, e io vedo che si alza adesso una donna monumentale, bionda, che pare una vestale. E quindi io gli dico in questo tono, forse concitato, di salire sul palco, perché io ho terminato. Or questa bellezza, forse straordinaria, che appena la vedi ti fa sentir novella aria, viene proprio qui sul palco. E io
io francamente la guardo come un falco e l'applauso par che naturalmente si chieda per questa bionda e straordinaria preda. Grazie, grazie tantissimo, grazie. Hai avuto una presentazione così, bene, in vai, rima, grazie, un applauso ancora lui, bravissimo questo Livia, ragazzo. Ti lascio il palco. Grazie. Ciao a tutti, mi avrete riconosciuto, io sono George Clooney, doppiato in italiano da Marco Baldini, e sono qui per parlarvi di uno strano essere, al limite, al confine fra la realtà e la fantasia, che si chiama Gianluca Foresi, ma tutti voi direte chi è Gianluca Foresi? Se vi dicessi Giullar Cortese, a tutti, ah, allora sì, questo personaggio che viene dal Medioevo, questo ragazzo d'altri tempi che ho avuto modo di conoscere, di lavorarci insieme, di fare qualcosina dal vivo e anche lavorare in radio, dove ha dato il quasi il meglio di sé, insomma, ecco, e spero anche di poterci lavorare in seguito altre volte. Scusi lei, buongiorno, casualmente anche lei qua, il Giullar Cortese, ecco, detto anche Gianluca Foresi, a questo punto Gianluca Foresi, in arte Giullar Cortese, dovrebbe sintetizzare in poche battute, ovviamente in rima, perché lui fa anche l'amore in rima, dovete sapere, sì, esatto, e se sbaglia riparte da capo, sì, dice tanto per quei tre secondi, ecco, volevo che lei sintetizzasse questo incontro con due battute in rima, prego. Siamo qui oggi negli studi di Cinecittà e io sono venuto da Baldini a chiedergli un po' la carità, perché lui è un tipo davvero facoltoso e è stato di me pure curioso. E infatti noi ci siamo conosciuti con poco affanno una sera dell'ultimo dell'anno. Son Giullare, son Cortese, con le rime sempre accese. Caro Giullare, senza né rabbia e né ira, ti devo dire che qua non c'è una lira. E allora il Giullare da un'altra parte rigira. Eccolo là. Cinecittà, magari... chissà, presto o tardi, chissà, sì, faremo qualcosa anche come comparse, magari qualche film medievale. Sì, forse. Ciao. Vino, mi vengo a fare. Luisa! Oh Madonna, oh Luisa, dietro a lei ho fatto sollevare delle risa. È una persona incredibile, ha una padronanza del lessico anche medievale o comunque dell'epoca veramente notevole e simpaticissimo. Rulli, rullate, trombe, suonate. In definitiva anima la fiesta, diate che sia unica. Faccio un ultimo gioco con il pubblico. Io chiederò a quattro di voi una parola soltanto, che poi verrà messa in rima insieme all'altre dal Giullar Cortese. Madonna, io le avvicino questo strumento strano che tengo in mano, che mi sembra molto arcano, e lei, dicendo che non siamo d'accordo così che il pubblico non risulti sordo, mi deve dire soltanto una parola ed io sarò salvato. No, nel senso di... Rosa. Rosa, rosa, gentile e delicata, fresca e olentissima. Qualcuno mi vuole dire una parola? Signora, mi dica una parola, Rosa? Collina, è già più bastardo. No, Rosa, collina, abbiamo Rosa, collina, abbiamo il signore che qui per le rievocazioni si tiene le mani in mezzo ai maroni, messere, perdoni, ma è Rosa, collina. Camicia. Camicia, camicia, questo è veramente bravo, bravo, lui è bastardo. Rosa, collina e camicia. Fucsia. Aia. Ecco qua. Vuole cambiare, no? Magari no, no, perché magari noi non eravamo d'accordo, no? E non è perché lei è sicura che vuole mettere alla prova il Giullare con la sua bravura? No, sa perché? Io sono capitato proprio qua in mezzo e mi ha rovinato tutto quanto l'intermezzo. E adesso io che sono giovine e un ragazzo, dopo quella parola mi dovrei attaccare... No, dico... No, adesso... Amici miei, sono rimatore e non parlo in prosa. E alla Madonna che l'ha detto le regalerei una rosa, perché il Giullare dice sempre una cosa carina, sia che sia in piano, sia che vada in collina. E lo dice lavandosi i denti con la razza dentifricia e vestendosi bene, pur con la camicia, e sperando che ci sia un autore della doxa, così che dirà al Giullare: ma come cazzo ti sei vestito di fucsia? San Luca, sono Giullare, sono Cortese, con le rime sempre accese.